questo video e sopravvivo, indenne, e se riesco a portarlo a termine, perché l'impresa la vedo ardua. Allora, questa mattina ho fatto un po' di giri, sono andata al mercato dai cinesi, dal Penny e dai cinesi, dove l'ho messo il microfono, e dai cinesi quelli del market alimentare, e vi faccio vedere un po' tutto cosa ho preso. Un po' così, ma la sanfa son, ma come viene viene. Allora, i pranzetti per lumi dai cinesi. Questi sono pollo e tonno. Non mi ricordo se gli piacciono, le piacciono. E i pranzetti comunque sì, perché è praticamente disappetente. I pranzetti sono piccoli e quindi li mangio. Poi ho trovato un tesoro d'oriente, quello nuovo, che in teoria era uscito per l'estate, e però è uscito adesso. Mi piace molto questi colori, non l'ho nemmeno snasato, lo snaserò assieme a voi e come al solito non capirò nulla e probabilmente si romperà anche, tra l'altro prima o poi abbiate fede che vi farò il video. E hanno questi, la maggioranza, questi cosi dorati, e io non trovo mai dov'è il pirulino, quindi poi me lo spruzzo ovunque. Quindi adesso proviamo. Non ho idea, non ricordo nemmeno di cosa dovrebbe sapere. Il fiore di nasci e il legno di cedro. Questo è karma. Non ho idea di che fiore sia il nasci e di cosa sappia il legno di cedro. Non è male, ma è strano. Sì, probabilmente è più estivo, infatti credo sia uscito per l'estate. Il packaging, come sempre, è... A quanto sono arrivato? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Forse ne ho 12, 13, 14, 15, 16. Cioè, non ho mai voglia di fare il video perché so che è lunghissimo, dividerlo in due non lo so, e quindi vabbè. Ora ci sento qualcosa di un bagno schiuma, mangiareccio, non lo so, vabbè, andiamo avanti. Allora, probabilmente ci sarà prima la roba del market cinese. Tra l'altro, se vedete, oddio, questa cosa, l'aste del passato, presente e futuro, come sempre, ve l'ha già fatta vedere, ve la farà vedere o ve la fa vedere adesso. Praticamente non mi ricordo se era uno dei primi ordini di Temu o Shein. Praticamente è una sportina che poi si leva la zip, diventa un carrellino, di sotto si aprono alla rotella il fermo e poi te la trascini dietro. È comoda, appunto stamattina l'ho usata andando al mercato come borsa. E poi al Penny l'ho aperta, è diventata carrellino, ovviamente alle ruote, quelle di plastica dura, rumorose, però è anche leggera da portarsi dietro, perché mia madre l'avevano uguale, però era tutta piegata, quindi te la dovevi portare in borsa, invece questa è già una borsa e boh, ci sta. Allora, cominciamo con le soba teriyaki. Questo lo prendo, è la mia preferita, con la salsa teriyaki e soba. Lumi che fa così, e me l'avrete vista anche nei haul del sabato quando faccio io il vario. Poi questi, credo, biscottini, che però c'è scritto che sono al sapore di latte di cocco, sembrano quelli olandesini, quelli nella scatola di latte da tè, vedremo. Poi, ah, queste sarebbero le Pringles della Lay's a sapore cetriolo. Io detesto il cetriolo. Levo i cetriolini dal cheeseburger. Questo coso continuo a sentirmelo. Non mi ispira tantissimo, però vedremo. Dura molto, perché tra l'altro non so perché i tesori d'oriente, quelli che non mi piacciono durano 100 anni, quelli che mi piacciono li spruzzo e non li sento più. Vabbè, quindi questi li vedrete in un mukbang così. Per amore della scienza assaggerò questo al cetriolo. Poi questo era un biscottino della fortuna, perché
Quando compro sta roba no, non li compro mai, ma li prendo al ristorante quando vado a mangiare il sushi. Però in un video mi piaceva, ce lo metterò. Poi farò un video special perché è di venerdì, che però non so se avete già visto o no, però dovreste avere già visto quello di 2 anni fa, credo. Praticamente in Cina per la giornata, per la festa di metà autunno, che quest'anno cade il 29, giusto che è di venerdì, quindi farò un video speciale. Mangiano queste mooncake. Appunto, 2 o 3 anni fa avevo già fatto un video, ero un po' perplessa, ne avevo assaggiate diverse. Ora, cosa combini? Ne ho prese altre e vedremo. Questa è, vabbè, ve le spo no, non ve le spoiler, ve le faccio vedere se capite cos'è. Poi ho preso al Penny il tonno Alto Mare al naturale. No, non gliel'ho ancora mai dato il tonno al naturale, però ha mangiato quello sott'olio così mentre lo mangiavamo noi e le piace. Al mio gatto che avevo prima, Tora, davo sempre il tonno naturale, piaceva un sacco. E quindi vedo che lei sembra un po' la sua reincarnazione, hanno gusti molto simili, come marche e tutto. E quindi proviamo a darle il tonno. Tanto mi lascia un sacco di robe, tanto vale che le do il tonno, spendo un pochino di più. Allora, questo è un altro soba, ma il teriyaki, perché abbiamo preso 2 confezioni. Poi, questi sono del Penny, i fagioli rossoni, sono molto buoni col soffritto. Questi qua bolliti, insomma, col soffritto è tutto più buono. Poi, allora, altri soba, ecco, questo è il lume, che mi cos'è il tripod. Questi sono i classic. Poi, questi sono i pseudo bounty mini del Penny. Come sapete, Coco a Gugu. Ecco, qualcuna è nella. È finita nel. Ecco, mi morde. Nel trolley. Allora, questa è un'altra mooncake. Qua si vede di meno. Questo aveva. Ah, eccolo qua. Il coniglio, perché il 2023 è l'anno del coniglio. O della lepre. Coniglio, lepre, non mi ricordo. Ecco, senti. Lei è Lumi, che non so se siete mai riusciti a vederla finora. Per bene. Se ti levi, io continuo il video. Poi, altri soba, questi classic che vi ho già fatto vedere. Poi, i fagioli neri. Anche questi molto più buoni. Ma i cannellini sì, insomma, i borlotti non tanto. Questi qua che una volta erano, si chiamano messicani, ora non si sa. Poi, dal cinese, i manicho con galletta. I manicho, sì. Non lo so, questo cosetto che vedrete in un Macman. Tra l'altro il Macman non so, solo a parte che ne ho pubblicato quello vecchissimo, però l'ho pubblicato recentemente, però non mi sembra tanta roba per farci un Macman. Aspetteremo. Poi al Penny i Shiba Filets, questi robi che costano a sproposito, vedremo se le piacciono. Poi al Penny imitazione Mars, queste sono barrette intere, diciamo. Poi le shot natural con tonno e gamberi, questo non mi ricordo se io l'ho preso. Poi siamo addirittura ad arrivo, arriviamo alla roba del mercato. Allora, ho preso una mystery cosa degli orsetti del cuore che vedrete, non so tra quanto, ho tre, mi sembra, misteri cose, sono un po' poche per farci un video, vedremo. Poi uno smalto della Winnie con tutto il glitter, non so se vedete, iridescenti, però ha sto coloretto predominante azzurrino grigetto. Questi accendoni con un gatto. E poi
un altro accendone con un altro gatto. Questi sono comodi per le candele, cose così, perché sono un po' più lunghi. E questo invece è trasparente. Mi ricordavo di averne preso un altro glitterato, invece un banale trasparente che detesto, che è al mercato hanno sempre questi robi tutti rotti che poi macchiano. Eccolo qua. E basta, dovrei avere finito tutto. Eccola qua, quindi vi faccio vedere, ecco. Così tirate fuori le. Vabbè, ora l'ho usato per strada. È ovviamente rumorosissimo. Questa qua poi quando ora si ritira tutta la zip e praticamente diventa una sportina così di questa grandezza. E voilà, quindi anche molto comoda. Ok, vi ho fatto vedere tutta la roba che ho comprato oggi al mercato, solo queste appunto, queste cose così perché di. Tra l'altro era pieno di francesi, oggi c'era il mondo, non avevo tanta voglia, poi ero da sola, ho fatto un giro così veloce perché devo prendere appunto gli accendini e avevo visto che c'erano queste misteri cose. Speravo ce ne fossero di meglio, queste erano quelle più carine. E basta, quindi posso augurarvi la buona buonanotte per una volta con un video un po' corto.